Nello stand JVC con Galileo Girotto, General Manager JVC Pro Italia. Il tema dominante ovviamente è quello dello streaming diretto da camera. Esatto, anche quest'anno all'IBC partecipiamo presentando e supportando maggiormente con un nuovo release software la nostra telecamera GYHM650 che ha la possibilità di fare il live streaming. Questo infatti è uno dei maggiori novità che in questa esibizione offriamo. Questa macchina, la 650, quindi? La 650 ha la possibilità, come dicevo, di fare del live streaming, tant'è vero che il live motive di quest'anno è Unlimited Connectivity, Ultimate Mobility. E per quanto riguarda caratteristiche più appropriate di questa camera, cedo volentieri la parola a Roberto Sommaschini, il nostro Product Manager di categoria prodotto. Roberto, entriamo nel dettaglio allora. Sì, la camera grazie a un doppio codec ti offre moltissime possibilità, ad esempio registrazione di due tipi differenti di formato, HD, SD, HD più SD, HD più proxy, quindi per una pronta delivery sul web, e poi se invece vogliamo utilizzare il primo codec in registrazione, il secondo codec lo teniamo libero per lo streaming. Lo streaming può essere fatto in HD o in standard definition con un trasferimento da 8 megabit fino a scendere a 300 kilobit, quindi possiamo fare un 8 megabit, 5 megabit, 3 megabit e mezzo, 2 megabit, 800 kilobit e 300 kilobit, quindi accontentiamo tutta l'utenza che ha necessità di trasferire dei dati e a seconda della banda disponibile può utilizzare il trasferimento in qualità più o meno alta. Ovviamente dicevamo connessione 3G, 4G, Wi-Fi, Ethernet. Esattamente, grazie a un'uscita USB noi possiamo connetterci direttamente con un cavo Ethernet o con un dongle Wi-Fi o con una chiavetta LTE di ultima generazione 3G, 4G. In Italia l'ultimo software 2.04 scaricabile gratuitamente dal sito JVC ci permette di utilizzare le chiavette Vodafone TIM. Vodafone è una Huawei 5005, la TIM è l'hardware e Honda. Mentre poi l'altro tema importante di questo IBC per JVC è il 4K. Esatto, il 4K che sta diventando la quotidianità, possiamo dire. Presentiamo questo monitor 84 pollici che non sarà ancora disponibile nel mercato europeo in quanto stiamo aspettando le ultime certificazioni, ma che nei prossimi mesi sarà ampiamente proponibile. Il prezzo è molto aggressivo, molto interessante, siamo sui $15.000 all'utente finale e quindi penso che sia estremamente interessante. Per 84 pollici. Per 84 pollici, esatto. Abbiamo poi anche come novità due serie di monitor da 3 e da 1, 7 pollici con delle caratteristiche che sempre Roberto Sommaschini vi sarà in grado di proporre con più precisione. A te allora Roberto. Eccoci qua, allora abbiamo sì una tripletta, sono tre monitor da 7 pollici con uscite HDMI, HD, SDI, SDI, 2G, 3G. Abbiamo la possibilità di avere il underscan, overscan, livelli audio a bordo e area marker. Questo è per quanto riguarda la tripletta. Poi abbiamo invece un'altra monitor sempre a 7 pollici per il controllo dell'audio, quindi già diciamo diffusore audio a bordo, controllo video, controlli livelli audio, strumento per il controllo video e strumento per il controllo audio. Abbiamo poi invece un interessante prodotto della misura di 55 pollici. Sì, abbiamo 55 pollici LCD con un integrato HD SDI che si presta molto per quanto riguarda l'utilizzo in multiview di diverse marche, già stato testato ed è stato apprezzato dai nostri clienti. Galileo Girotto, Roberto Sommaschini, Antonio Franco dallo stand della JVC, dall'IBC di Amsterdam per millecanali.it.